Attenzione, questo è Mishabashvili, il piccolo erede. È lui il protagonista di questa storia. Non dimenticate. Bambino! 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 Sipario su una domenica a teatro. La Libera Accademia ha infatti portato in scena al Teatro Pietro Laretino la storia del cerchio di gesso tratta da Brecht. Posso ricordarle che io ero contro il bagno triepido, vostra grazia? Una piccola svista intorno alla temperatura dell'acqua del bagno. Non sono d'accordo con lei, Nicolo Lazzle. La temperatura dell'acqua è quella che è stata deliberata dal nostro insigne Miscico Podolaze. Il mese di novembre per la storica scuola cittadina è particolarmente intenso di spettacoli in cui maestri e allievi di ogni età metteranno in scena una variegata proposta drammaturgica tra teatro tradizionale e teatro in musica, interpretazioni originali e omaggi a grandi autori classici. A presentare l'antica leggenda orientale ambientata nel Caucaso e dedicata al tema della maternità, il gruppo di adulti esperti ostinati. Dedicati a, così, a trasformare un testo che ci piaceva tanto e a farlo nostro. È un testo di Brecht che si intitola La storia di gesso del Caucaso, che noi abbiamo ricreato a nostra immagine e somiglianza. Sono troppe tasse! Ho perduto il mio braccio in guerra! Ho perduto la mia gamba in guerra in Persia! E come faccio? Mio fratello è innocente, mi muore di fame, vostra grazia! Indietro, indietro, sgomberate la porta della chiesa! Che dire, si godeva la vita.